Siamo qui a Bologna, all'Accademia delle Scienze dell'Università Aeropolis, ospite del seminario di Pegasus. Pegasus è un'organizzazione europea che raccoglie 20 delle più grandi università europee dove ci sono dei corsi di studi in aeronautica o in aerospazio. Aderiscono 27 tra le organizzazioni più importanti. Quest'anno qui a Bologna, Aeropolis, insieme ad un'associazione che come noi fa una formazione universitaria e porta nell'ambito del ciclo di formazione le esperienze e delle competenze che vengono dal mondo delle imprese. Si occupano di automoti in rapporto con l'Università di Bologna. Per noi di aerospazio. Aeropolis in questi anni, di 5 anni di collaborazione con le università napoletane, in particolar modo con la Federico II, ha proposto un modello che si è dimostrato vincente e soprattutto efficace nella misura in cui è riuscita ad offrire agli studenti una visione di quello che è il mondo delle imprese e ha portato nell'Accademia e nel mondo universitario le esperienze di decine e decine di specialisti che in questi anni si sono impegnati con noi. Per noi è un riconoscimento che degli anni durante i quali nell'ambito della formazione universitaria come associazione abbiamo avuto un ruolo di primo piano. Un riconoscimento del modello che abbiamo proposto all'università e che in questi 5 anni è cresciuto, un modello di formazione che ha visto sempre più protagonisti gli studenti e dall'altra parte le imprese raccordate dal mondo accademico. Entrambe le associazioni hanno proposto un modello che si è dimostrato vincente, cioè dando ai giovani studenti e anche alle imprese la visibilità dall'una e dall'altra parte di due mondi che hanno bisogno di essere sempre più vicini e soprattutto di raccordarsi sia per creare una formazione adeguata a livello europeo e dall'altra parte per le imprese per riuscire ad avere delle risorse umane sempre più adeguatamente formate per quelle che sono le richieste dell'azienda.